Il comandante provinciale o i comandanti a tutti i livelli non possono pensare di agire da soli, perché devono essere supportati, loro sono traino, devono essere esempio, io per primo, di serietà, di cultura del lavoro, di sensibilità e di ascolto. E naturalmente lo devono essere tutti i carabinieri, ogni carabiniere è comandante di se stesso, prima di tutto. E vale a livello interistituzionale, nessuna istituzione. Men che meno l'Arma dei Carabinieri può pensare di affrontare i problemi in single service. Facciamo parte di una realtà molto importante che ha una cultura di coordinamento interistituzionale fortissima. Ho trovato immediatamente sintonia con gli altri colleghi delle forze dell'ordine, con la prefettura, con l'autorità giudiziaria, con le realtà del territorio e anche le realtà religiose. Mia intenzione è di confrontarmi con tutti. Poi naturalmente per quello che riguarda l'Arma dei Carabinieri il responsabile sono io e de deciderò secondo coscienza quello che è il meglio per la nostra amministrazione ascoltando il parere di ciascuno dei miei carabinieri. Ritorno dopo un trentennio, trovo la stessa cultura del lavoro, trovo la stessa voglia di sicurezza che c'era quando l'ho lasciato nel 1994. Naturalmente trovo una realtà aggiornata a quelle che sono le sfide del 2023. E ovviamente noi dobbiamo rispondere in maniera aggiornata a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Per cui reati predatori, sicuramente come primo allarme, fenomeno di allarme sociale, bisogno di sicurezza ambientale, bisogno di sicurezza sul lavoro e lo affronteremo con tutti gli strumenti che ci ha messo a disposizione la moderna legislazione, compreso un'attenzione particolare al web e quelle che sono le insidie del web per le vittime vulnerabili. Abbiamo delle risorse che non sono poche e il mio dovere è quello di ottimizzare prima di tutto le risorse che mi sono messe a disposizione, fare a lavorare al meglio i miei uomini e le mie donne con l'ascolto reciproco e quello di creare delle condizioni di lavoro ottimali. Dopodiché, se ci dovessero essere delle situazioni emergenziali o delle situazioni strutturali, le affronteremo in combinato disposto con le altre strutture dello Stato per efficientare al massimo il bisogno di sicurezza che c'è sul territorio. Guardando sul versante della cittadinanza, invece, questo territorio comunque è ricco di episodi anche di microcriminalità, piccoli atti di violenza che comunque sono espressione magari di una cultura ancora alterata. Cosa possono fare i carabinieri per migliorare anche questo aspetto da parte dei cittadini e fare anche prevenzione da questo punto di vista? La prevenzione è il primo nostro interesse. Cioè, noi non, il dato maggiore che ci interessa è quello della sicurezza sul territorio, non è l'azione di contrasto. L'azione di contrasto è una risposta a una patologia. Dal punto di vista della crescita sociale, noi siamo un'istituzione, come dicevo prima, non possiamo pensare di fare un'azione in maniera singola. Dobbiamo agire in maniera armonica con le altre istituzioni sul territorio. Da parte nostra dobbiamo fare quello che siamo abituati a fare, un'idea di serietà, un'idea di vicinanza alla cittadinanza. Oggi, ripeto, ho iniziato con l'esempio di salvo d'acquisto, non voglio essere didascalico, però naturalmente è un esempio di vita e di come si approccia di essere vicini alla cittadinanza estremo, è un atto eroico, però naturalmente è uno dei simboli di quello che può essere un carabiniere sul territorio.